Buongiorno a tutti, buongiorno a voi. Allora, c'è la terza partita di campionato domani proprio contro il Lollo Caffè Napoli. Vorrei sapere innanzitutto la condizione generale del gruppo e se queste due vittorie hanno dato un'ulteriore iniezione di fiducia e quali sono le difficoltà che pensa di poter incontrare in questa sfida. Ma guarda, è normale che dopo aver iniziato il campionato così, con due vittorie consecutive, chiaramente la fiducia e l'entusiasmo è tanta e questo ti permette di lavorare con tanta serenità, no? E di capire gli errori che sono stati fatti anche dopo aver vinto due gare. Affrontiamo il Napoli che è una grande squadra, è una squadra che punta a fine campionato a essere tra le prime 4-5 della nostra Liga, no? E niente, andiamo là consapevoli della nostra forza, come sempre a provare a gestire noi la partita, anche se giochiamo fuori casa. Sarà penso una bella partita e niente, dovremo saper leggere come abbiamo fatto in queste due partite, il gioco avversario, cercando di soffrire nei momenti difficili, approfittando dei momenti che il Napoli ci lascerà, anche perché gioca in casa. Penso che vorrà riscattare la sconfitta della Luparense. Le difficoltà saranno tante perché loro hanno un grande roster, hanno giocatori con tante caratteristiche diverse come Manfroi, Crema, Fornari, Pivot, quindi sarà una partita difficilissima da interpretare e da leggere tutta diciamo in campo cercando di leggere al meglio. Poi ci sarà l'esordio anche di Di Capau, che tipo di valore aggiunto può dare a questa squadra? Avete provato cose nuove rispetto insomma alle prime due uscite? Di Capau è un giocatore prima di tutto a disposizione come gli altri, perché io per la prima volta dovrò fare una scelta, no? Lasciare un giocatore in tribuna, e questo mi rende felice perché vuol dire che io avrò tutto a disposizione. È chiaro che le soluzioni con lui o senza di lui cambiano un pochino, perché è un giocatore veloce che dà ritmo al gioco. Vediamo, deciderò domani chi lasciar fuori, però la squadra in questo momento è una squadra consapevole della propria forza. L'unica cosa che non deve fare è cullarsi di queste due vittorie, ma cercare l'approccio alla partita, la concentrazione, la determinazione per cercare di far punti anche a Napoli. Un'altra bella notizia riguarda la convocazione di Landucci nell'Under 21. Se l'aspettava, pensa che il ragazzo abbia fatto ultimamente una crescita, e se sì, a suo giudizio a cosa è dovuto? Ma soprattutto è dovuta al lavoro del nostro preparatore Spinetti, che da quando è arrivato sicuramente il livello dei nostri portieri si è alzato, lo dimostra anche Chinchio nelle prime due uscite, sperando che continui a giocare su questo livello. Maurizio è un patrimonio della società, no? È un giocatore giovanissimo, ormai da un anno quasi nel giro della Nazionale del 21, deve continuare a lavorare, perché in questo sport basta poco a fare dei passi indietro, no? Penso che stia migliorando giorno dopo giorno con il lavoro del nostro preparatore, deve migliorare in tante cose, però è un giovane di grandissime prospettive, l'abbiamo già detto tante volte. Lo aspettiamo, deve stare tranquillo, non deve avere tante responsabilità, perché pensiamo che il Latina ha due ottimi portieri. Allora, Sebastian Corso, un inizio stellare di campionato, la prima domanda che ti faccio è: te l'aspettavi? Sì, sicuro, perché abbiamo lavorato per fare questo. Io penso che siamo una squadra forte, l'abbiamo dimostrato le prime due partite, e penso che dobbiamo continuare così e domani dobbiamo giocare come abbiamo fatto le prime due partite, e se facciamo quello sicuro possiamo vincere. C'è una grande euforia ovviamente all'interno del vostro gruppo, domani vi scontrate contro una squadra insidiosa, avete avuto modo di visionarla? Che cosa insomma pensate di poter fare domani? Ovviamente cercherete di fare tutto per vincere, e quali difficoltà pensi che potete incontrare? Sì, penso che tattica o tecnicamente te lo deve dire il mister, io ti posso dire che dobbiamo lasciare tutto, come ti ho detto prima, come l'abbiamo fatto qua contro l'Uparense nella seconda partita in Dawson. Dobbiamo continuare così, e il forte nostro è la difesa,
dobbiamo essere aggressivi. Loro sono una squadra molto forte, più forte dell'anno scorso, però penso che pure noi siamo più forti e siamo troppo preparati per questa partita. La sensazione è che rispetto allo scorso anno, ovviamente è presto per giudicare questo aspetto, però abbiate una consapevolezza diversa, soprattutto quando andate in trasferta, avete una personalità più forte, un impatto sulla gara diverso, è soltanto una sensazione oppure è cambiato qualcosa anche dal punto di vista mentale sotto questo aspetto? Ah, certo, sì, sicuro. Questo l'abbiamo parlato prima all'inizio del campionato. L'anno scorso, non mi ricordo, però fuori di casa non abbiamo vinto tanti partiti. Dobbiamo crescere, dobbiamo credere in noi, perché siamo, come ti ho detto, è una squadra fortissima. Penso che dobbiamo dimostrare partita a partita l'altra squadra, in questo caso Napoli, lo sa, perché l'abbiamo dimostrato con l'Uparense, questo l'anno scorso non succedeva. Quindi dobbiamo approfittare questo momento e, come ti ho detto, dobbiamo continuare così.